telespettatori, buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Today Sport. È la puntata del 22 gennaio 2018, 18ª stagionale. Tante quante sono le giornate, appunto, del campionato di eccellenza che, come i nostri più attenti telespettatori sanno, seguiamo da vicino nella formazione biancorossa del Caltagirone, che ieri ha fatto l'impresa nel difficilissimo campo del Gonzales di Rosolini. Era in vantaggio per una rete a zero, poi il pareggio dei Granata, che ha tanto amaro in bocca lasciato alla dirigenza e non soltanto calatina. Parleremo in maniera assolutamente dettagliata, come siamo abituati a fare, di questa interessante partita. Abbiamo trovato di tutto, fra azioni, interventi del direttore di gara e insomma altri episodi che metteremo, diciamo, sotto i riflettori. Ma non sarà soltanto questo l'argomento del nostro appuntamento del lunedì sera. Ci sarà qualcosa, se volete, di speciale, così come di fatto sono gli ospiti di questa puntata di Today Sport, che è la regia in quadra che vado subito a presentare. E inizio con la destra dei vostri teleschermi, perché si tratta sicuramente di un ospite assolutamente d'eccezione, magari un volto poco noto, ma la voce certamente no. Ci ha fatto compagnia, vi ha fatto compagnia per un paio di decenni, diciamo così. Si tratta di Mario Lalicata, conduttore radiofonico di lungo corso, appunto, di Radio Antanio, nonché direttore e poi anche titolare dell'emittente. Ciao Mario, come stai? Buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao Gianni, è veramente quasi un'emozione, ecco, sfiorare le telecamere, perché come sai io sono molto più portato al microfono che alle immagini. Beh, sto bene. Il passaggio è breve, comunque. Allora, qual è la ragione perché abbiamo ospite Mario Lalicata? Perché dopo questa straordinaria esperienza, che adesso magari cercheremo un attimino di ricordare letteralmente all'attività sportiva, molti, insomma, tifosi del comprensorio Grappino hanno apprezzato, se non altro spero, seguito il nostro Domenica Sport, che ha seguito, fra le altre cose, le vicende agonistiche del Caltagirone Calcio. Ebbene, da un paio d'anni a questa parte Mario Lalicata si è, tra virgolette, reso protagonista di una interessantissima appunto iniziativa con il divulgarsi dei social network. Ha ben pensato di dedicare una pagina Facebook a Radio Antani, che appunto si chiama Radio Antani Story. Abbiamo già accennato a questa importante iniziativa, avendo qualche settimana fa estrapolato un pezzo delle sue pubblicazioni che ci raccontava l'inizio della stagione 94-95-96. Ebbene, torneremo, perché ci ha fatto questo ulteriore regalo Mario, su quella stagione, per ricordare una partita di quelle più belle che i biancorossi hanno disputato. Ma è una sorpresa, quindi ve lo dirò dopo. Ma volevo concludere questa presentazione con te, Mario, intanto chiedendoti da che cosa è nata l'idea, considerato il fatto che in termini tecnici è un lavoro, insomma, non da poco quello che stai facendo. Beh, diciamo che l'idea era quella di un passatempo, nel senso che c'è molto, ma molto materiale, perché Radio Antani, sapete bene, è stata attiva per 26 anni e mezzo, e pertanto bisognava non disperdere questo patrimonio, perché di tale si tratta, un patrimonio vero e proprio, in quanto in questo spaccato di storico abbiamo, oltre l'attività del programma sportivo, abbiamo toccato tutti i campi del sociale, ecco, dell'informazione, ecco, della musica, eccetera. E il capitale in archivio, costituito da molte migliaia di cassette e registrazioni, si è pensato di fare un lavoro, cioè proprio personale e privato, di digitalizzazione, in modo tale che, ecco, le cose più importanti venissero preservate nel tempo e magari, come si dice, ai posteri, ardua sentenza, poi chi potrà, ecco, ricevere in archivio questo materiale sicuramente si ricorderà che negli anni 70 e 80 e anche buona parte degli anni 90, ecco,
e nel Calatino soprattutto, perché del territorio si tratta, c'è stata una realtà che si chiamava in quel caso Radiantani e che quindi ha lasciato queste testimonianze. Tra queste, come hai ben detto, sicuramente ci sono circa 550 puntate circa del programma sportivo così chiamato, che io ho voluto racchiudere, tra l'altro, ecco, parallelamente sto cercando di fare anche un lavoro man mano che si va archiviando, ritorno alla memoria tante belle cose. E allora sta nascendo un lavoro che si chiama C'era una volta la radio, e questo capitolo dedicato alla trasmissione sportiva l'ho voluto proprio chiamare Dalla radiolina Telefunken alla conquista del telefantino. Magari su questo, se ti fa piacere e farà piacere ai nostri ascoltatori, racconterò poi i particolari. Certamente si tratta innanzitutto di documenti storici, non soltanto radiofonici, ma di un'epoca, di una, insomma, situazione sociale che era ben diversa di quella attuale. E poi, insomma, nel limite delle nostre possibilità cercheremo di capire quali sono le sostanziali differenze. E allora presentiamo gli altri due ospiti che avete già visto, molti li hanno riconosciuti, e con vero piacere che ho, dopo tanti anni, di la possibilità di ospitare in una mia trasmissione sportiva Nicola Dolce. Ciao Nicola. Buonasera Gianni, grazie per l'invito. L'altro è un volto più noto, perché ancora lì protagonista tutte le sante domeniche sul terreno di gioco, il portiere del Caltagirone, Nicola Polessi. Buonasera. Ovviamente li ho presentati in ordine di importanza, o no? Nicola, chi è più importante fra Dolce e Polessi? Il mister. Sempre molto rispettoso. Ma solo perché sono più grande, forse. Va bene. Allora, con Nicola Polessi mi diverto sempre, perché stasera lo frusteremo, ma lui già mi ha fatto capire, prima che iniziasse la trasmissione, che ha veramente tante frecce al suo arco per potersi difendere. Allora, Nicola Dolce, dicevo, era tanto che mancavi in una mia trasmissione sportiva. Intanto ti chiedo, ti alleni sempre? Beh, questo non mancherà mai, finché riesco a stare all'impiedi sicuramente. Faccio sempre i 3-4 allenamenti durante settimanali, diciamo, un pochino di palestra il lunedì, e in più c'è il lavoro in mezzo, perciò sono sempre in allenamento. Ovviamente i due Nicola, Dolce e Polessi, sono, come dire, accomunati intanto da questa straordinaria caratteristica che è non soltanto di tipo professionistico, cioè sono due autentici professionisti, due atleti professionisti che andrebbero presi insomma a esempio, no? Voi siete assolutamente longevi in termini agonistici, con te Nicola Polessi ne abbiamo parlato altre volte, e allora io ci tengo sempre a evidenziare questo aspetto e ti chiedo ancora, qual è il segreto per, come dire, condurre una vita assolutamente corretta e mantenersi integri per così tanti anni? Allora, una buona parte sicuramente la genetica, poi come ha detto il mister poc'anzi, l'allenamento, allenarsi sempre bene, non mollare mai, avere sempre la voglia di scendere in campo, di allenarsi sempre seriamente, non per passatempo, cioè per qualcuno potrebbe... Cioè, potrebbe pensare che magari ci viene pesante essere sempre concentrata a fare tutto questo tipo di allenamento, invece per noi è una cosa che ci viene, secondo me, naturale. Oh no, mister, ci viene naturale perché siamo abituati forse da sempre così. Sì, sicuramente c'è da una vita. Sacrifici sicuramente sono. Questa è una cosa importante, cioè viene così naturale, è come mangiare bene, ogni giorno bisogna fare attività fisica. Ecco. Certo. È una questione proprio innata, o c'è qualcosa o qualcuno in termini di formazione che tu hai ricevuto in termini sportivi che te l'ha insegnato? Beh, diciamo che se volevi ottenere dei risultati c'era il sacrificio,
E questa è la cosa fondamentale. Come dice Nicola, giustamente bisogna allenarsi bene, perché noi, avendo un'età avanzata, è normale, è fondamentale allenarsi tutti i giorni e non mollare quasi mai. Non è come un giovane che magari, pure se sta fermo una settimana, si può riprendere facilmente perché è sempre giovane. Noi diamo il massimo. Io lo faccio sicuramente una questione non di dimostrare alle persone che sto bene, che mi alleno, e perché so che effettivamente l'allenamento fa bene mentalmente e fisicamente. Perciò io sto bene con me stesso prima di dimostrare agli altri. È normale che se ero nel mondo calcistico o nello sport sicuramente avrei dato dimostrazione di cosa significa fare i sacrifici, perché oggi è così facile giocare a calcio, perché la gente, basta che vede uno che gioca bene a calcio, dice che è fondamentale. Invece no, secondo me si dovrebbe partire già dal settore giovanile, fargli capire cosa significa allenarsi e cosa significa fare sacrifici. Allora forse si arriverà a un punto che, pure avendo 50 o 60 anni, continuerai sempre ad allenarti. Questo è un argomento che riprenderemo, che mi pare assolutamente interessante, perché indirettamente si collega a quello che è l'argomento della seconda parte, relativamente a quella che è stata la prestazione di ieri dei biancorossi, ma che di fatto ha connotato questa stagione, appunto lo scarso rendimento in termini di risultati, come dire, è la conseguenza di tutta una serie di fattori, e questo mi pare fra i più importanti. Allora, giusto per non dare tutto per scontato, perché ovviamente gli appassionati di calcio dilettantistico e non conoscono molto bene Nicola Dolce, Nicola Polessi, ma vale la pena, considerato che ci sono tanti giovani all'ascolto e alla visione, presentarli un po' meglio. È chiaro, stiamo parlando di due professionisti nel vero senso del termine, perché oltre ad aver giocato per tanti anni in diverse squadre dilettantistiche, intanto Nicola Dolce ha fatto due importanti stagioni in C2 col Giarre, 86-87, così come la 87-88, e poi un'altra sempre in C2 col Crotone. Con quale il ricordo più bello fra queste tre professionistiche? Beh, diciamo quello di Giarre, effettivamente, perché a Giarre, sì, ti ho detto i due professionisti, però già ero dall'84 a Giarre, l'ultimo campionato che ho fatto qui a Caltagirone, poi sono stato venduto a Giarre. E ho vinto due campionati, dall'interregionale in C2 e dalla C2 in C1, e sicuramente Giarre mi ha dato tantissimo, tantissimo, perché ho trovato un presidente che era un padre di famiglia prima che presidente. E giustamente gli allenatori, ogni allenatore ha il suo idolo, il suo modo di allenare, cioè, però io ero sempre una persona che ho sempre rispettato tutti, mi sono sempre allenato, avevo voglia di arrivare, perché giocare in C non era facile, perché ero giovane, e se non dimostravi di essere valido sicuramente non arrivavi nei professionisti. Però la cosa fondamentale è che ho trovato una società dove ha puntato su Nicola Dolce, e io sono diventato qualcuno grazie al Giarre. Nicola Polessi, diverse le squadre professionistiche, hai iniziato giovanissimo. Quanti anni avevi quando eri a Trapani in C2? A Trapani 21-22 anni, molto non mi ricordo bene. È passato tanto tempo, circa, ovviamente, non si ricorda bene. Sì. Quindi a Paternò, poi C2 e C1 con Pasquale Marino, Igea Virtus C2, Vittoria C2. La stessa domanda la rivolgo a te. Sono tanti, immagino, gli episodi piacevoli da ricordare, ma in modo particolare qual è la stagione che ti ha esaltato di più? Sicuramente la promozione a Paternò dalla C2 alla C1 con Pasquale Marino. Con Pasquale Marino ho fatto 34 partite più playoff, quindi ho fatto tutte le partite. E quella sicuramente, perché a Trapani con Arcoleo ero secondo portiere, e facevo il secondo a Guaiana, quindi vinci un campionato, sempre di C2 parliamo, ma non è uguale sicuramente, perché quando giochi meno, ho fatto 7 partite all'incirca perché ho pure giocato, però sicuramente il ricordo più bello Paternò, perché fai tutte le partite, vinci un campionato, è tutta un'altra cosa. E molto delle quali evidentemente sei stato determinante, ma Nicola Polessi continua ancora ad esserlo, e ce ne renderemo conto fra pochi minuti quando vedremo gli highlights di Rosolini Caltagirone. Allora entriamo nel merito di questa 18ª giornata. Come siamo soliti fare, vediamo i numeri che l'hanno caratterizzata. Ecco in onda la schermata. La capolista Messina ha anticipato a sabato, ha sofferto non poco contro il Catania San Pio X, vincendo alla fine 2-1 grazie a un calcio di rigore all'85esimo realizzato dal bomber Raza. Dunque continua, mi pare questa sia l'ottava vittoria consecutiva della formazione giallorossa
che dunque in quasi un modo inaspettato si sta portando sempre più lontano rispetto alle dirette inseguitrici. L'Atletico perde ancora in casa 5-0 ad opera dell'Adrano, perde in casa e questo è un risultato a sorpresa, l'Avola ad opera del Real AC di Nicola Malaguarnera, 2-1 il finale, 0-0 il big match tra Biancavilla e Città di Sant'Agata, così come finisce in parità 2-2 il derby messinese Pistunina Camaro, 1-1 come detto Rosolini Caltagirone, netta vittoria dello Scordia 4-0 sul Ragusa e poi sconfitta, se volete per certi aspetti inaspettata, del Paternò in casa ad opera dei giallo-blu del Giarre di Peppe Mascara, 1-0 il finale. Alla luce di questi risultati, sempre saldamente in testa, come dicevamo, il Messina, 44 i punti, 6 in più rispetto alle inseguitrici Biancavilla e Sant'Agata, che sono a 38, 37 per il Giarre, 35 per lo Scordia, dunque Rosolini 33, Camaro 31, Paternò 30, Catania, San Pio X 20, Pistunina 18, Caltagirone 14, Avola 13, Atletico Catania 12, Adrano 11, Real AC 10 punti, dunque lascia l'ultima posizione in classifica che adesso è occupata dalla formazione ragusana con 9 punti. Guardando questa graduatoria mi rivolgo a Nicola Polessi, aumenta ulteriormente il rammarico perché si poteva insomma ridurre il gap col Pistunina sul quale voi state facendo la corsa. È proprio quella la rabbia che ho avuto da ieri ad oggi e ancora sono un po' in fermento, un vulcano. È un peccato perché subire un gol in quel modo si poteva evitare sicuramente, un gol sul calcio d'angolo, questa palla scende al primo palo, una palla nostra, ecco dai, non voglio... Poi andiamo a vedere le immagini sicuramente, sì, andiamo ad analizzare, appunto, non voglio anticipare niente. Fa rabbia, però se voglio vedere il bicchiere, come si dice, mezzo pieno, dico pure che loro hanno avuto anche, noi abbiamo avuto dell'occasione per chiudere la partita, perché se ti ricordi sull'1-0 abbiamo sbagliato almeno due palle gol nette, sì. Atto aperto col portiere, invece poi subisci gol e hai rischiato di perderla pure la partita perché anche loro, cioè devo dire, che attaccavano a testa bassa e hanno avuto le sue buone occasioni per poterla vincere, quindi alla fine dico... Pur essendo in inferiorità numerica, sì, allora prima di vedere gli highlights, un'ultima domanda a Nicola Dolce, che immagino ovviamente siete sempre assolutamente aggiornato, segue anche il campionato di eccellenza, ti sorprende il Messina in testa o in realtà questa formazione... visto anche il gioco speculare che applica, merita la posizione che occupa. Ma guarda, io penso sempre che c'è stato un periodo che c'era Biancavilla in testa alla classifica, o sbaglio? Sì, sì. Giusto, sì, perciò sì. Non ho... Ma io ho visto un pezzetto di partita così, Caltagirone-Messina, ma io penso che Caltagirone non meritava sicuramente la sconfitta. Hanno dimostrato di essere sicuramente una squadra molto rocciosa, nel senso che magari segna il gol, si difende, però penso che Caltagirone non meritava la sconfitta. Non lo so, non lo seguo con continuità questo campionato, perché ormai essendo fuori, tu ben sai che io non piace andare a vedere le partite perché non mi voglio fare vedere, sono un pochino... Quello che leggo sul giornale, sicuramente il mio pensiero è sempre quello che se la classifica, il Messina in testa alla classifica, sicuramente merita il posto dove si trova, cioè nel senso delle prime classifiche. Se non altro perché ha certamente la migliore difesa del torneo, soltanto 7 i gol al passivo in 18 giornate. Bene, riprenderemo l'argomento con Nicola Dolce perché cercare di capire come la situazione sua personale in termini professionistici o professionali relativamente al calcio, ma entriamo nel merito di questo match che commenteremo in maniera ampia dopo, ma ci tengo insomma in attimino i nostri gentili telespettatori per la non eccellente qualità delle immagini, ancora una volta ci siamo ritrovati in condizioni ambientali assolutamente precarie, la tribunetta insomma del Consales a Rosolini troppo bassa, troppo a ridosso del rettangolo di gioco, quindi spesso la telecamera impallata insomma ha reso il lavoro del racconto di questa partita un attimino complicato. Ad ogni buon conto abbiamo come sempre estrapolato le fasi più salienti sapientemente montate da Francesco Cascino per le immagini di Felice Privitera. Gentili telespettatori, buon pomeriggio da Rosolini, campo di calcio
Salvatore Gonzalez. Dunque, benvenuti alla visione d'ascolto di quest'altra partita del campionato di eccellenza. Si tratta del 18° turno e infatti, come vedete, di fronte ci sono le formazioni di Rosolini e Caltagirone. Vado velocemente alla lettura degli due schieramenti. Caltagirone in campo con Polessi, Amadou, Buttiglieri, Messina, Giaratana, Ruscicca, Sussò, Conti, Scerra, Lamarana e Abdullahi. Ecco invece la squadra messa in campo da mister Serafino: Fornoni, Brancato, Rizza, Monaco, Ulma, Cavarra, Sammito, Valerio, Implatini, Ricca e Melluzzo. L'arbitro dell'incontro, il signor Luca Naselli della sezione di Catania, assistito da Francesco Bonaccorso, anch'esso di Catania, e Orazio Attardi di quella di Ragusa. Tutto pronto per il calcio inizio, partiti in questo momento. Sussò di destro, lancia nella zona di Scerra, viene ottimamente controllato da Monaco, ma sbaglia il passaggio e poi ne approfitta Scerra, che non inquadra, spiega la porta, la palla finisce a fotocampo, palla gol clamorosa, gentili ascoltatori, dopo 2 minuti di gioco sul destro di Scerra. Trovatosi lì il pallone per questo errato disimpegno dei due difensori centrali del Rosolini, ma l'attaccante numero 9 di fatto non è riuscito a centrare la porta avversaria. Quindi Scerra di prima a cercare lo scatto di Abdullahi. Abdullahi velocissimo, si avventa, esce fuori dall'area, il portiere la tocca e riesce in qualche modo a mettere fuori causa, ma attenzione, si alza la bandierina, probabilmente Fornoni ha toccato con le mani, vediamo cosa decide di fare qua il direttore di gara. Attenzione, cartellino. E attenzione, rosso, Fornoni espulso per fallo da ultimo uomo. È pronto col suo destro Enrico Ruscicca, posizione come vedete leggermente decentrata sulla destra. 6 e poi vediamo, pronto, ecco il destro di Ruscicca e la palla messa lì, la ribattuta e la palla in gol. Caltagirone in vantaggio, Caltagirone in vantaggio, ha segnato Amadou al 8° minuto in corso. Dunque, ribadiamo sugli sviluppi del calcio di punizione, ben battuto d'interno con lo destro da Enrico Ruscicca, la palla indirizzata nell'angolino basso alla sinistra di Renno, che ha smanacciato il pallone ma si è subito avventato sullo stesso il terzino destro Amadou, che ha dunque scaraventato la palla alle spalle del appena entrato portiere Granata. Quindi Ulma lanciare ancora verso il limite avversario, il controllo, buona attenzione di Melluzzo, Melluzzo che carica il sinistro della palla che colpisce il palo e finisce a fondo campo. Implatini cerca il varco, parte della versione a mezza altezza, il controllo di Ricca che si porta verso la linea di fondo, la palla che passa, ci mette una pezza qui Amadou che allontana la minaccia, contropiede, attenzione del Caltagirone a grandi falcate verso l'altra quarta avversaria. Amadou guadagna i metri importanti, si porta ai 25, dunque servito Abdullahi, Abdullahi si accentra, carica il sinistro, la respinta corta, arriva Scerra e la palla salvata dal difensore che la devia in corner. Palla gol clamorosa ancora per il Caltagirone al 18°. Il sinistro di Rizza teso a centro aria, la palla che danza lì al volo e alta, la colpisce Monaco. Ma recupera, attenzione Messina ai 20 metri, carica ancora il destro, si accartoccia e blocca a terra con sicurezza Renno. Fischia in questo momento il signor Naselli, arbitro dell'incontro, parte la ripresa, parte il lancio, c'è lo scatto di Abdullahi, non si alza la padrina, regolare la posizione, Abdullahi che si vola in aria, entra in aria e sull'uomo davanti al portiere, il tiro e la palla a fondo campo. Incredibile, palla gol sciupata da Abdullahi dopo un primo e 40 secondi di questa ripresa. Clamorosamente il Caltagirone manca il raddoppio. L'arbitro osserva attentamente quello che succede al limite dell'area, parte il destro di Valerio, deviazione e la palla sulla traversa sul fondo. Deviazione in barriera dalla schiena, credo, di Sussò, e pallone che si è stampato nella parte superiore della traversa. Amadou cerca di portare palla, la serve per Lamarana, buona giocata della Marana, l'esterno destro, c'è spazio per Scerra che carica il destro ma colpisce debolmente centrale. In due tempi blocca il pallone Renno. La testa imperiosa di Sammito aggancia Giaratana che alza questo campanile, colpo di testa di Abdullahi da Tergo, messo a terra, colpito da Valerio che viene ammonito e espulso. Era stato già ammonito, somma di ammonizioni, e Rosolini che rimane in 9 uomini. Tutto questo al 17° della ripresa. Parte il traversone sul secondo palo, il colpo di testa smanaccia in corner Polessi che non rischia la presa. Attenzione a questo corner Granata. Il traversone sotto misura e il colpo di testa, il gol, il pareggio di Melluzzo, incredibile, tutto solo davanti la porta, Melluzzo va in gol, Rosolini 9 uomini, incredibilmente pareggio. Puntualmente la difesa del Caltagirone regala sempre qualcosa agli avversari e stavolta l'ha fatto su calcio d'angolo.
battuto praticamente davanti la porta, nessuno è andato a coprire quello spazio, tutto solo, indisturbato, Melluzzo ha comodamente messo alle spalle di Polessi. L'intervento di Samito che recupera bene, serve Implatini che punta dritto verso l'area avversaria, viene sgambettato e scraventato a terra e c'è cartellino giallo per Buttiglieri che viene espulso. Il fischio dell'arbitro, il sinistro, il cross morbido, il colpo di testa e il miracolo di Polessi e poi allontana la minaccia Amadou che scraventa la palla direttamente in fallo laterale. Il traversone di Rizza sul secondo palo, coi pugni ancora, non rischia la presa Polessi. Parte il suo traversone, palla pericolosa per Ricca che si coordina, il destro, coi pugni sul primo palo respinge e poi difende palla il capitano Calatino che viene braccato e triplice fischio. Ricordiamo dunque il finale da Rosolini, Rosolini 1, Caltagirone 1. È tutto, la linea può tornare allo studio. Dunque, come hanno raccontato gli highlights, Caltagirone ha rischiato di vincere, così come ha rischiato anche di perdere, pur giocando alla fine 10 contro 9. Cosa possiamo aggiungere rispetto a quello che hanno fatto vedere le fasi salienti? Intanto il dato positivo è rappresentato dal fatto che con l'intenzione sul piano tattico di schierare una formazione speculare si è visto un Caltagirone secondo me molto concreto, soprattutto nel primo tempo il modulo era 5-3-2, quindi due punte, ma soprattutto i due esterni bassi che finalmente sanno correre nelle persone di Amadou e Sussò, che poi diventava in fase di possesso ovviamente un 3-5-2. La Marana è insomma Ruscica, sicuramente tra i migliori in campo, il fatto di La Marana che giochi una decina di metri più avanti fa emergere tutte le sue grandi qualità tecniche di palleggio e la squadra ne ha giovato. Tutto bene, diciamo così, sul piano tattico e non solo nel primo tempo, poi nella seconda fase della partita una metamorfosi che è come al solito di natura mentale. Allora, io volevo intanto chiederti questo, come la si può chiamare questa difficoltà che ha il Caltagirone quando teme di prendere gol, ma soprattutto dopo che ha preso il gol? È psicosi del gol? È paura di perdere? Come si può chiamare? Non è che si può chiamare, il discorso è un altro. Se avessimo fatto un altro gol, che abbiamo visto le highlights, che abbiamo avuto tutte le occasioni limite per fare gol, la partita finiva 4-1 e non parlavamo di quel gol subito, neanche lo guardavamo magari. Invece oggi siamo qua giustamente ad analizzare il gol subito, perché purtroppo non abbiamo chiuso la partita e niente, siamo qua un po'... Ecco, nel frattempo prego la regia di rimandare in onda appunto la fase del gol pareggio della formazione Granata e volevo anche sentire a tale riguardo l'impressione tattica, se volete, di Nicola Dolce rispetto al piazzamento dei giocatori nell'area del Caltagirone. Concludi pure, Nicola. No, è quello, purtroppo non abbiamo chiuso e loro ci credevano, c'era abbastanza vento contro pure in quel momento, sul calcio d'angolo proprio c'era abbastanza vento, hanno trovato il gol, sicuramente per demerito nostro e non per merito loro, e siamo qua a parlare di una partita che ci potevano stare i tre punti, ma come ho detto prima, si poteva anche perdere, perché anche loro devo dire che hanno avuto le sue buone occasioni sul colpo di testa che si è visto poco fa, a botta sicura. Sono stato fortunato, bravo e fortunato. Diciamo. Insomma, non ti sei annoiato nella parte finale del secondo tempo, sei stato direi anche molto determinante. Allora, se possiamo vedere un attimo l'immagine di nuovo, se la possiamo andare in onda, eccola qua. Questa è l'azione appunto del gol. Volevo chiedere intanto a Nicola Dolce, è facile, no, alla tribuna dire giustamente su palla inattiva la difesa dovrebbe sapere esattamente come muoversi o come non muoversi. Qual è intanto stato il problema, Nicola Dolce? Che si è mossa o non si è mossa? Io penso intanto che il mister avrà dato dei compiti ben precisi, giusto? Di quello che si vede effettivamente, io conoscendo Nicola so che mette un uomo sul palo e uno al vertice. È normale che si veda un movimento
del ragazzo là, non, di qua non è che Messina, Messina che la palla la guarda, va invece di andare indietro, perché la, palla, perché la vede che la palla è alta, no, perciò dovresti andare indietro, oltre sicuramente alla marcatura del numero di quello che ha fatto gol, non so chi era il numero 6 di qua, non si vede bene, forse. No, no, l'11 ha fatto il gol, però il 6 l'ha lasciato andare, il 6, il 5, ah, la... io non lo vedo bene, se me lo fai rivedere, sono Giaradane e Rusci, se noi guardiamo c'è il numero 6, almeno vedo così, ecco, guarda, allora te la faccio vedere, deve andare poco poco indietro, se vai indietro si vede. Messina, guardano la palla, Messina dovrebbe andare poco poco indietro, vedi quello là, il 6 là, vedi, sì, l'ha lasciato, sì, andare, sì. Cioè vanno a guardare la palla quando l'uomo ce l'ha dietro le spalle, cioè mi hai capito Gianni, sì, cosa sì, dico? Sì, 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 e sì, mi sembra sì, che il 6 o l'8, chi è? Questo sì, no, è Ruscica, 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 il 6, sì, l'ha lasciato, sì, andare, cioè nel senso guardano, sì, la palla, è partito, sì, l'uomo, se, io non so, qua Nicola lo può dire se gioca una zona a uomo, però è normale, se gioca a uomo, l'uomo là non deve andare via. No, a uomo giochiamo. E allora, se, va, se è a uomo, l'uomo non deve andare via, perciò Ruscica, si è visto sia Messina che Ruscica che guardano la palla invece di andare a guardare l'uomo. Lasciamo stare Messina che magari la palla era alta e doveva indietreggiare, però secondo me Ruscica lì doveva prendere l'uomo. Guarda, io invece la penso un po' un pochettino, vedi diversamente. E sono tre elementi lì davanti e l'undici è entrato da solo là dentro, qualcuno doveva marcare. Perché il mister ha ragione sul fatto che marchiamo a uomo, quindi quell'uomo non doveva essere solo uno. Però io purtroppo sono un po' testardo e dico, anche perché io ne parlo sempre sia in campo quando facciamo allenamento, quando è per me l'uomo in quella zona è importantissimo, quindi come ha detto il mister, Messina invece di andare avanti e disinteressarsi della palla, se fa un passo indietro, ma se salta, la palla la prende, non arriverà mai al primo palo, che io, come ho visto la situazione un po' critica, ho cercato di andare incontro in volo io a prendermela via, ma quello era in anticipo, mi ha scaraventato dentro la porta, come si vede, e mi ha ingannato. Il fatto che Messina si indietreggiava, Messina faceva fallo di confusione magari, capisci? Perché invece quello è saltato da solo, c'è, sì, tre elementi lì davanti che guardano la palla e l'uomo è partito senza, cioè nessuno l'ha visto, cioè questo è entrato da solo, anche Nicola non può fare niente. Anche quello al palo secondo me non può restare attaccato al palo in quel modo, secondo me, mister, è una palla che sta venendo verso, però non si può staccare, Nicola, è giusto, perché tu lo metti sul palo e quello non si deve staccare, sì, può solamente venirti, sì, incontro. Se tu vedi però a Messina che si disinteressa proprio, cerco di fare qualcosa, non rimango così, però, sul palo. Però Nicola, quello del palo secondo me non si deve muovere, almeno tu mi hai insegnato, no, è giusto, lo sai, perché mister, però se cioè, sono attimi, stiamo parlando di frazioni di secondo, cioè, quando deve diventare la colpa, cioè, io infatti come ho visto la situazione critica, cioè che stava entrando sta palla direttamente dal calcio d'angolo, io non posso prendere quello dal calcio d'angolo mio. Quindi a quel punto vado in volo per andarla a prendere, ma quello, allora, se non c'era Melluzzo, io la palla la prendo e la esco io da dentro, come ho trovato, allora, è successo quest'anno, alla prima col Paternò in casa, Marletta ha tirato a rientrare e ho preso una palla identica a questa, quasi sulla linea di porta, l'ho uscita da dentro, ma perché non c'era l'avversario, qua c'era l'avversario, certo, l'avversario che mi ha anticipato e mi ha fatto fare un po' la figura, sia a me che a tutti. Ci ha fatto gol, ci ha fatto perdere, che facevo pure ci ha fatto pareggiare, era uno schema che facevo pure io, però io facevo spizzicare la palla, quello sul primo palo, mentre là non c'era nessuno, sì, cioè, no, là davanti c'è nessuno, perciò io invece indirizzavo la palla sul primo palo tra palla e portiere, certo, per entrare, la schizzavano e la mettevano. E allora, per i giovanissimi, visto che ha utilizzato questo verbo, indirizzava Nicola Dolce, indirizzava letteralmente, perché vi posso sicuramente garantire, per quella che è la mia, diciamo, esperienza in termini di calcio dilettantistico, il sinistro del qui presente Nicola Dolce è stato tra i migliori, se non il migliore che io abbia mai potuto apprezzare e commentare. Insomma, i suoi lanci sono sempre stati millimetrati. Io volevo coinvolgere anche Mario Laricata, perché i tifosi del Rosolini hanno non poco protestato proprio dopo 6 minuti di gioco, quando è stato espulso l'estremo difensore Fornoni. Prego la regia di mandare in onda l'episodio che ha determinato l'espulsione per farlo da ultimo uomo. Braccio sì, braccio no, l'hai già visto Mario, lo puoi iniziare a commentare, che sensazione ti ha dato? Io ho l'impressione che non l'abbia toccato. Ecco, adesso lo rivediamo. Perché è in scivolata,
perde l'equilibrio, quindi evidentemente l'arbitro ha voluto un po' calcare la mano, come si suol dire in questa occasione. Ma penso che con il contributo delle immagini, con un rallenti più appropriato, potremmo commentarlo e analizzarlo. Sì, adesso la regia ce lo manda fotogramma per fotogramma per capire. Così. Anche se mi è sembrato il signor Attardi, assistente del signor Naselli, immediatamente alzare la bandierina. Qui a velocità normale, vediamo se riusciamo a metterlo anche sul monitor grande per guardarlo con maggiore attenzione. La tocca, eccolo qua. Il braccio sinistro la tocca. Sta per occorrerebbe fermare l'immagine. Il sinistro, la tocca. Cerchiamo di bloccare l'immagine nel momento dell'impatto. Vediamo, in questo momento il pallone passa sotto le gambe del portiere. Aspetta. Con il braccio sinistro lui scivola, semmai. Ecco, in quel momento è coperto dall'attacco del numero 11. Ha cambiato direzione la palla, però. Sta andando verso là la palla. Se guardate il guardalinee, ecco, è lì la cosa importante, capire se alza la bandierina. Sì, immediatamente, lo fa immediatamente. Facciamo proseguire l'immagine. Cambiato direzione la palla. No, l'ha presa sicuro, pure io. Certo, magari l'unico che può vedere meglio di tutti è il guardalinee. In questo caso, ecco, però io non la vedo alzare. Sì, se lo mettiamo nella immagine cambia. Ecco, andiamo avanti. Vedi, cambia direzione, la palla si ferma, la bandierina, infatti. Perché era l'unico in realtà che poteva vedere questo fallo, perché è avvenuto. Non c'è dubbio, solo lui poteva vederlo. Sì, allora, abbiamo dunque chiarito questo episodio, il fallo c'era, era di fatto l'ultimo uomo della difesa granata e dunque applicato alla perfezione la regola dell'ultimo uomo. Devo dire peraltro che il giovanissimo Luca Naselli della sezione arbitrale di Catania ha ben diretto il match, ed era un po' di tempo che non accadeva, no, nelle partite biancorosse, Nicola. Pur avendo non poche difficoltà, diciamo che non è stata una partita cattiva, ma certamente un po' spigolosa, soprattutto nel corso del secondo tempo. Ho contato, se non ho sbagliato, ben 14 cartellini gialli, due doppi che hanno determinato appunto l'espulsione di Valerio prima, del Rosolini e poi del difensore Buttiglieri. Mi è passata una buona direzione, Nicola, sei d'accordo? Sì, anche perché loro non ci stavano a perdere, perché c'è una squadra abbastanza tosta, i Rosolini. Siccome in casa hanno sempre fatto punti, c'è punteggio pieno, se non sbaglio, spesse volte. Hanno pareggiato soltanto una volta col Pistolina, vedi, se non ricordo vedi, male. Quindi hanno loro, il fatto che perdevano due uomini in meno, giustamente erano abbastanza nervosi, pensavano che avevano perso la partita, come noi forse psicologicamente ci siamo un po', non lo so se c'è stata questa cosa, però stranamente questi hanno avuto una reazione allucinante. Purtroppo poi è stato espulso Buttiglieri, quindi era soltanto uno, eravamo soltanto uno in più, che doveva essere sempre sicuramente un vantaggio, ma questo vantaggio non c'è stato forse perché abbiamo giocato poco palla, abbiamo fatto girare pochissimo la palla, abbiamo fatto rinvii lunghi, anche se devo essere onesto, il mister ci aveva detto proprio questo, di far girare palla e farli girare, visto che erano in meno, però purtroppo in campo andiamo noi, non va il mister, noi non siamo stati così bravi. Lo avete fatto nel corso del primo tempo, nel secondo tempo, come dicevo, questo non è accaduto, ma sentiamo proprio la dichiarazione a caldo del tecnico biancorosso Samuel Buoncompagni. Allora, analizziamo i due tempi. Sul primo che cosa possiamo dire? Sul primo possiamo dire che dobbiamo cercare di chiudere la partita, perché è capitata un'occasione limpida su uno svarione difensivo loro, sui piedi di Scherra, lì la dobbiamo chiudere. Intanto finiamo il primo tempo 2-0, poi vediamo quello che succede. Nel secondo tempo invece un Rosolini molto più determinato in campo, malgrado la inferiorità numerica, che poi è diventata doppia dopo un quarto d'ora, ma proprio quando erano in 9 abbiamo registrato l'ennesima falla difensiva su palla ferma. Come hai visto quell'azione, chi ha responsabilità, che cosa è successo? Sì, vabbè, ma possono essere loro anche in 3, se prendo un gol direttamente dal calcio d'angolo, la sua piede meta lascia il tempo che trova, però non lo so, io c'è 20 persone davanti, non posso giudicare chi è che ha sbagliato, chi è che non ha sbagliato sul gol, però fatto sta che direttamente dal calcio d'angolo io non posso prendere il gol.
Poi rimprovera la squadra il secondo tempo che non abbiamo più giocato al centrocampo, perché ho sfruttato la superiorità numerica al centrocampo, loro essendo in tre a centrocampo, io volevo che, come abbiamo fatto bene il primo tempo, giravamo palla con i cinque miei a centrocampo, però questo non l'abbiamo fatto, ci siamo solo innervositi, siamo cascati in tentazioni e abbiamo subito delle ripartenze loro pericolose, perché comunque hanno dei buoni giocatori, quindi se gli dai campo e spazio ti mettono in difficoltà, quindi sostanzialmente è successo questo il secondo tempo. Allora, per quanto riguarda la formazione, tante novità, dal primo minuto Amadou, Messina, i due attaccanti. C'è sembrata, ecco, sul piano tattico, anche in virtù della importante forza tecnica del Rosolini, una formazione perfetta, una disposizione perfetta. Allora, hai metabolizzato, insomma, queste esigenze e i ragazzi hanno risposto bene? Che cosa? No, hanno risposto bene, perché soprattutto gli esterni Amadou e Sousa hanno fatto quello che gli ho chiesto e gli ho fatto provare in settimana. Quindi per quanto riguarda loro sono veramente soddisfatto. Potevano fare, a mio avviso, solo loro, perché hanno corsa e tecnica. Quindi quando hai qualità e quantità hai un punto in più, lo puoi fare, insomma. Poi ti ripeto, forse si sono stancati un attimino in più il secondo tempo, lo hanno fatto di meno. Però io rimprovero il secondo tempo, che lì ho avuto tre occasioni limpide con America, ho il dubbio sul fuorigioco di Giaquinta, dalla mia postazione non lo posso giudicare. Comunque ho avuto delle ripartenze importanti, lì li devo andare a sfruttare, perché devo andare a chiudere il gol. Ora la superiorità numerica, ti ripeto, lascia il tempo che trova, perché a parte i calci piazzati, loro non li ho visti così pericolose su azioni. Però ti ripeto, io ho una squadra giovane, sono partito con quattro juniors in campo, quindi queste cose fanno anche la differenza, anche sotto il punto di vista dell'esperienza. Amarezza ovviamente nell'espressione legittima, insomma, di Samuel Boncompagni per come sono andate le cose, ma va preso appunto intanto di positivo il fatto che questo modulo, che può sembrare speculare, ma speculare non è, ha reso certamente di più. Io prima di chiudere momentaneamente la parentesi Caltagirone volevo fare questa domanda così in senso lato a Nicola Dolce, che certamente di tattica ne capisce di gran lunga più di me. Allora, io ogni tanto ho mosso qualche critica, tante le formazioni che insomma cercano e riescono di fatto a farlo, questa sorta di calcio moderno. Il calcio è cambiato negli ultimi 20 anni, tanta velocità, la tecnica è un optional, e quindi la cosa che tra virgolette mi dà fastidio, questo esasperato pressing a tutto campo. Ieri invece abbiamo visto tutto sommato una bella partita, perché Rosolini gioca e lascia giocare fino a un certo punto, vabbè, nessuno scappa, viene braccato sì, ma non asfissiato. Nicola Dolce oggi, anche in virtù dell'evoluzione del calcio, è rimasto un po' nostalgico come lo sono io, o è opportuno giocare in questa maniera? Beh, diciamo che, come dicevi tu, sono cambiati un pochino i ritmi, diciamo, più che altro. A livello fisico effettivamente sono molto elevati. È chiaro che la tecnica, se ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai è un pochino difficile, la puoi curare, la puoi migliorare, però sicuramente viene un pochino a mancare. Io penso che la squadra, quando si fa all'inizio, no? Tu fai una squadra in base alle tue caratteristiche come allenatore, come vuoi giocare, e vai a prendere gli uomini giusti. E penso che in questa squadra sicuramente l'esperienza di Massimo fa tanto, perché Massimo, io sono partito con Massimo, apro e chiudo una parentesi, sono partito con Massimo e Massimo capiva come ero fatto io come allenatore, come giocavo, e mi diceva, dice Nicola, sto prendendo questo tipo di giocatore, così così, ho detto lo puoi prendere, perché io mi fidavo di Massimo. E io penso che qui sta facendo lo stesso lavoro. È normale, sono cambiati i tempi, ecco, quando diciamo la professionalità. Una volta c'erano i ritiri, oggi i ritiri non ci sono più, perché nei ritiri tu vai a vedere un pochino le caratteristiche dei giocatori, ce l'hai sempre sott'occhio, e sono momenti di stress per i ragazzi, perché giustamente sono messi sotto torchio, e allora effettivamente sai un pochino cosa vai ad analizzare. Ed è fondamentale. E poi è normale, fanno la squadra, è chiaro che oggi magari trovi squadre che ti fanno giocare, che magari Rosolini, come dici tu, ti fa giocare perché è una squadra tranquilla e la classifica non gli interessa più di tanto, magari vuole arrivare nei playoff,
sicuramente ti lascia giocare, ma io ho visto il Caltagirone, effettivamente ne parlavo qui con Nicola, che pure il secondo tempo ha avuto altre due palle gol, ha toccato quasi col portiere e l'hanno sbagliato. Se una delle due va dentro sicuramente la partita un pochino cambia, potevano essere pure loro in 10 e loro in 8, ma sicuramente la partita la portavano a termine. Infatti sentiremo anche ovviamente l'intervista del direttore sportivo Massimo Parisi, che proprio su questo aspetto punta la sua attenzione, come si fa appunto a non chiudere una partita avendo due chiare palle gol ed essendo in vantaggio di un uomo. Chiudiamo momentaneamente l'attualità, ma come parentesi, e riapriamo quella del passato che diventa attualità, no Mario? Abbiamo detto in sede di presentazione il nostro appuntamento con Today Sport, di questa interessante realtà, diciamo così, comunicativa, anch'essa, che si chiama Radio Antani Story. E allora, lo aspettavo da tempo come ospite, finalmente è arrivato questa giornata, e Mario, per, come dire, ha fatto un ulteriore dono a me a livello personale, ma penso adesso indirettamente a tutti gli appassionati di calcio, in modo particolare ai tifosi biancorossi. Vogliamo già preannunciare, presentare questo lavoro importante che hai portato? Allora, il lavoro si riferisce sicuramente alla storia del Caltagirone degli anni di metà anni 90, quando l'Agesilao Greco proprio ha vissuto, secondo me, un momento indimenticabile e purtroppo nella storia non più ripetuto. E quindi si riferisce a quei tre campionati tra cavallo 94, 95, 95, 96 e 96, 97 con la guida, credo, proprio in quella stagione di mister Nicola Dolce. Poi l'anno successivo, 97-98, ci fu la retrocessione, se non sbaglio, della squadra calatina, e noi finivamo l'esperienza, almeno io personalmente, completavo l'esperienza di conduttore sportivo, perché come molti sanno poi nel 98 ho lasciato il testimone ad altri. So che avete continuato, mi pare, uno o due anni ancora sulla scia di quella che era l'impostazione di Domenica Sport. Quindi questo è un estratto, che diciamo un codino, se vogliamo, voluto da te Gianni e con la mia collaborazione, in quanto come chi segue la pagina io vedo che purtroppo tu hai anzi detto in apertura una cosa importante: con l'avvento dei social network, con i nuovi mezzi della tecnologia che corre in maniera spropositata, secondo me, qui ci sono due mostri sacri del calcio calatino che parlano di come si giocava a quei tempi. Io posso parlare di quello che è stato il mio lavoro in passato e l'esperienza come editore. Ma già allora si correva, ecco, non solo è cambiato nel calcio il modo di giocare con la corsa, con la tattica e quindi con questo modo di interpretare le partite, anche la tecnologia, diciamo, si è calata quasi alla stessa stregua, facendo in modo che si corre in maniera vertiginosa e quasi impossibile da poter raggiungere. Allora, forse a questo punto è importante tirare un po' il freno a mano e fare un momento vintage per capire cosa nel passato si correva di meno, ma forse, ecco, si otteneva di più. Con la pagina io noto che la gente è abituata a correre ma non legge. La cosa che io, per quanti sono interessati, per carità, è volersi un po' soffermare sul lavoro che ho prodotto di Radio Antani Story, è quello di andare a leggere il post prima di guardarlo, e poi da lì possono capire il significato, perché se non si legge il testo difficilmente i giovani di oggi potranno capire di che cosa stiamo parlando. Nella fattispecie, entrando proprio nel merito del programma sportivo, come dicevo prima all'inizio, io ho voluto dedicare un capitolo alla storia del programma sportivo, ero proprio intitolato Dalla radiolina Telefunken alla conquista del telefantino. Certo, i telespettatori o i radioascoltatori del tempo non possono mai immaginare cosa possa essere la radiolina Telefunken. Tu che l'hai vista accanto proprio al mio fianco con l'auricolare, sai bene che mi riferisco ad una radio in ampiezza modulata, in AM, in onde medie, quando ancora non esisteva la modulazione di frequenza, ed era l'unica radio che in via Ducezio 134, sede di Mineo Radio Antani, riusciva a captare le frequenze del ripetitore di Napoli, di Marcianise, sui 516 kHz. Ebbene, perché? Perché
qui potremmo fare una trasmissione, forse più di una, appropriata per quanto riguarda ecco, la fattispecie del programma sportivo. Cioè, io ho coltivato un sogno nel cassetto a 9 anni, aspettavo la prima partita di Sandro Ciotti alla radio, che c'era un Mantova-Milan che venne sospesa per impraticabilità di campo durante il primo tempo, e quando per la prima volta ascoltai la sigla Tutto il calcio per minuto per ascoltare con questa radiolina Telefunken questa radiocronaca, non mi sono ritrovato perché la partita era stata sospesa. Ecco, da lì l'arco temporale nel voler realizzare un programma sportivo con l'avvento dell'emittenza locale, dell'emittenza privata. L'ultima puntata di questo lavoro è stato dedicato proprio alla fase finale, quando sai bene che durante la stagione 94-95 il Caltagirone fu promosso dall'eccellenza al campionato nazionale dilettanti, se non ricordo bene mi correggerai. Ecco, noi vennimo premiati con un riconoscimento a livello regionale. In quell'anno credo che il mister Nicola Dolce era a Castelvetrano nel 94-95. No, 94-95 io ho vinto il campionato. Ah, dove? Qui a Caltagirone, era il primo anno che facevo allenatore. 94-95, ah sì. Perfetto, sì, benissimo. L'anno prima eri a Castelvetrano. L'anno prima, benissimo. Castelvetrano. Ecco, l'anno prima eri a Castelvetrano. L'anno prima, quando tu eri a Castelvetrano, io con Elio Indelicato di RCV 84, cioè Radio Castelvetrano 84, creammo il pool Radio Regione, cioè fu la prima esperienza in assoluto. Lui era capo redattore della Sicilia Orientale, io ero capo redattore della Sicilia Orientale. Abbiamo fatto un pool di radio che ci scambiavamo. Ecco, oggi è facile parlare di interconnessione, di parlare di... Ecco, noi già in quel periodo riuscimmo a creare qualcosa di importante e sicuramente di utile per chi ci ascoltava. Ebbene, quell'anno noi vincemmo il primo premio regionale, quale miglior programma radiofonico sportivo, davanti a Radio Telecolor, dove c'era mostri sacri come Angelo Micale allo studio centrale, come c'era Angelo Patanè, che ancora conoscete perché lui segue le partite e fa le radiocroniche del Catania. Noi da questa parte della Sicilia riuscimmo comunque a imporci con qualcosa di professionale, di molto professionale. Questa è l'ultima parte, e nel 411 numero di Domenica Sport io racconto questo. Quello di stasera invece siamo a 5 domeniche successive, c'è 416 numero, e ascolterete, quando oggi i nostri figli, i miei figli, i figli di tanti nostri coetanei seguono che c'è un Crotone Milan o comunque c'è un Crotone eccetera, devono sapere che il Crotone ha giocato a Caltagirone ed ha pure perso 1-0, vero Nicola? Il Caltagirone ha perso 1-0 sul calcio di punizione, sì, da parte del Crotone. Però ci ha preso la soddisfazione. Scusate. Abbiamo vinto 2-1 all'andata in quell'anno a Crotone, giusto? Tu hai parato, ecco, volessi ha parato un rigore, quindi certamente. Allora, l'anno prima, quindi nel campionato 95-96, il Caltagirone pareggiò 2-2. Perdendo prima 1-0, poi 2-1, e adesso con l'ausilio giustamente dell'audio e delle immagini che ho cercato così di montare, potrete ascoltare questo momento vintage di Crotone Caltagirone. E allora, infatti, abbiamo diviso in due parti questo reperto per noi importantissimo in termini sentimentali, ma credo anche per molti ascoltatori che hanno condiviso quel momento 22 anni or sono, quasi 23, era il 6 ottobre 1995, si giocava appunto Crotone Caltagirone. Sentiremo questo primo pezzo nella seconda parte di Today Sport, poi la parte conclusiva. Ecco, una cosa importante anche per chi ci ascolta e ci segue, purtroppo nel recuperare l'archivio, cosa strana, mancava sul lato B della cassetta, non era stata registrata la parte diciamo del... E allora sono stato costretto a prendere l'archivio che, per la legge Mammì di allora, la cosiddetta 430, bisognava conservare i programmi eccetera, dove registravamo con dei videoregistratori camuffati a registratori, però
Siccome una cassetta durava 8 ore, la qualità era quella, quindi certo. mi scuso anticipatamente se quella parte dell'1-0 non sarà qualitativamente accettabile. Ebbene, sentiamola allora. Domenica Sport del 6 ottobre 1995, il frammento del primo tempo di Caltagirone, anzi Crotone Caltagirone. La redazione di Radio Antani, in collaborazione con il Pool Regione, presenta Domenica Sport. Risultati, notizie e informazioni sui maggiori avvenimenti sportivi della giornata. Amici sportivi all'ascolto, buon pomeriggio da Mario Lalicata e da tutto lo staff della redazione sportiva di Radio Antani. Quello che inizia oggi è il 416 numero della serie Domenica Sport, il sesto della stagione 1995-96. Numero che apriamo come sempre con il sommario per quanto riguarda la trasmissione odierna, ricordandovi che tra pochissimo ci collegheremo con Crotone per trasmettervi in diretta da Crotone l'incontro di calcio valido per il campionato nazionale dilettanti, sesta giornata di andata, Crotone Caltagirone. Il radiocronista è Gianni Amato. Ci collegheremo anche con Bagheria per Bagheria Milazzo, radiocronista Antonio Ruggeri, e con Gela per Juve Terranova Lamezia, radiocronista Lorenzo Loiacono. Non mancheranno i soliti aggiornamenti per quanto riguarda le categorie di Serie B, C1, Girone B e lo stesso campionato nazionale dilettanti. E veniamo adesso al quadro degli incontri validi per la sesta giornata di andata. Come ho avuto modo di dire, primo collegamento con Crotone. Amato. Sì Mario, eccovi dunque gentili ascoltatori collegati con Crotone. Buon pomeriggio, ecco la formazione del Caltagirone: Sabatini, Montemagno, Gagliotti, Frazzetto, Ferrara, Breve, Zuccaro, Daviri, Perotti, Messina e Monforte. In questo momento intanto le formazioni fanno il loro ingresso in campo. La panchina è così stata disposta da mister Busetta. Partito buon compagno Davino, Vicino e Sales. Ecco invece la formazione rosso-blu del Crotone, così schierata da mister Iacoboni: Marino, Borriello, Gerace, Bumbaca, Spillace, Pisapia, Cuccio, Villirillo, Garaldo, Porchia e Caputo. Vorrei sapere da Gianni Amato quanto manca al fischio iniziale. Allora Mario, la gara è iniziata da già 30 secondi, c'è il Crotone in avanti, la palla che raggiunge Porchia, tentativo di crossare, spinge la difesa a Calatina, poi la palla termina in out, ancora per la rimessa assegnata alla formazione locale, si incarica della battuta il numero 7 Puccio, la indirizza in avanti per Porchia, ancora Puccio salendo sul pallone, parte il cross, la testa di Breve che allontana, la palla è recuperata dal numero 4 Bumbaca, il cross in verticale in aria, facile l'intervento di Sabatini che esce a branca in presa. C'è un mezzo contatore a Calatini che però non ha esito, visto che Messina ha cercato di tagliare il campo chiamando in casa a sinistra Zuccaro, che ne sta facendo una centrata, poi la palla praticamente si è persa in fallo laterale, ma è stato commesso fallo da Zuccaro, quindi sta per il Crotone già battuto in avanti, chiamato in causa ancora Villirillo, il cross in aria per Caputo, pericoloso, arriva Ferrara e poi Breve che svirgola, Breve a campanile e poi il gol. Segnato Gerace, Crotone in vantaggio al 35esimo, superiore dalla difesa e Crotone in vantaggio, linea di regia. Beh, è un ricordo straordinario, Mario, cosa possiamo aggiungere? Sentiremo la seconda parte, che è quella ancora più esaltante. Ma c'è poco da aggiungere, perché ogni trasmissione era una tensione particolare. Io ricordo che prima di andare in onda, quelle domeniche, si preparava una settimana intera, tutti i collegamenti, i contatti, il radiocronista che all'ultimo minuto aveva la febbre, non sapevamo dove sbattere la testa. Prima ancora ho raccontato durante, mi pare, la terza puntata di C'era una volta con questo, la radiolina delle funghe eccetera, come ho detto prima, quando a Caltagirone per il primo anno abbiamo affrontato l'esperienza della radiocronaca, allora il presidente del Caltagirone, allora si chiamava AC Caltagirone, era la buonanima dell'imprenditore Ernesto Alberghina, Alberghina Marmi tanto per intenderci,
e che io non sapevo che avevo un'amicizia legata con il mio padre spirituale, con Rosario Pepe, no? L'ironia della sorte, sono morti tutti e due lo stesso giorno, cioè qualcosa di impressionante. Ecco, queste due persone, una persona speciale, il dottor Alberghina, mi mise a disposizione, ecco, la possibilità di fare le radiocronache. Allora non c'era ancora la Lega, il diritto di cronaca, non era uscita la legge per quanto riguarda, ecco, le testate giornalistiche, come perseguire filo per segno tutta la normativa per il programma, cioè per l'informazione sportiva. Ebbene, andavamo a Caltagirone con un telefono portatile e grazie alla società ci mise a disposizione questa linea della segreteria che era lì sotto dove c'era il CSI, diciamo. Tiravamo sto cavo fino alla tribuna stampa dove Gianni Amato o altri miei corrispondenti andavano a fare sta radiocronaca. Però sistematicamente, durante, quando meno te l'aspettavi, in quella domenica particolare il cavo era stato tranciato da qualche amico che si divertiva a farci un po' gli scherzetti per evitare soprattutto la concorrenza nella vendita degli sponsor e così via. Ecco, erano problemi che si affrontavano, però erano cose che di una naturalezza eccezionale, cioè quando si parla di queste cose io dico: ma eravamo, come facevamo a realizzare tutto ciò? C'era, secondo me, all'interno di ognuno di noi uno spirito, un amore particolare verso quello che si andava a fare. Ecco, cose che, così come nel mondo dell'informazione, lascio, ovviamente non entro nel merito, lascio ogni commento a chi oggi fa questo mestiere, per carità, anche nel mondo del pallone, ecco, è successo questa inversione. Io ormai da 5 anni che non seguo più il calcio, perché, come ho scritto più volte e lo ripeto, questo qua è un calcio che non mi appartiene. Io sono stato cresciuto ed abituato a seguire le partite alla radio. I radiocronisti, che poi abbiamo fatto scuola, tu lo sai bene, proiettando le partite e commentandole noi per imparare a fare le radiocronache, i radiocronisti ti facevano vedere, ecco, la partita. Oggi non è possibile alle 12.30 il lunedì di pomeriggio, cioè vedere le partite quando vogliono loro, ma soprattutto è un calcio malato che, secondo me, ha bisogno veramente di una cura un po' particolare. Condivido appieno il pensiero di Mario Alicata, ma non entriamo nell'argomento perché è tanto interessante quanto lungo e complesso. Io però, prima di dare la linea alla regia, oggi stiamo andando ben oltre i tempi, ma volevo rubare altri 2 minuti e fare un attimino, come dire, un salto in avanti di un anno. Stagione successiva, 96-97, quella insomma fra le più importanti, probabilmente l'ultima stagione più importante che abbia disputato il Caltagirone, quando sfiorò appunto la promozione in C2. Anche in quella circostanza, giocatore e allenatore qui presente Nicola Dolce, tra i pali Nicola Polessi. Era ottobre, la data non me la ricordo, ancora Crotone Caltagirone, e ricordo perfettamente il gol vittoria di Nicola Dolce, che tu sei entrato nella ripresa perché eri febbricitante, se non ricordo male. No, io sono entrato dall'inizio. Dall'inizio, però stavo male, stavi male. Allora ho preso, mi ricordo, allora, una bustina. In 30 secondi male. Lo vuoi ricordare ai nostri telespettatori come hai battuto quel calcio di punizione? Vabbè, il calcio di punizione era un pochino il mio forte, diciamo, giustamente. Ci tenevo a fare bella figura a Crotone perché c'ero stato, pure avevo giocato lì a Crotone, sicuramente volevo dimostrare qualcosina in più. Avevo un ex direttore sportivo, Ursino, che ancora tutt'oggi è lì a Crotone, dove mi ha lanciato lui, che era a Rocella Ionica, una squadretta di promozione, perciò volevo fare bella figura. Ci sono riuscito perché i punizioni, come ti dicevo, erano il mio forte. Ho fatto un gol sicuramente da 30 metri, ma là siamo stati un pochino la squadra che ha dato il massimo, perché io ho fatto il gol del 2-1, ma qua Nicola Polessi ha parato il rigore del 2-2. Adesso glielo stavo per chiedere. E perciò i protagonisti, diciamo, ma è stato un bel campionato. L'unica cosa che ha rovinato quell'anno sono stati due fattori che sicuramente ricorderò sempre con un pochino di rancore: il fatto che l'incidente della moglie di Enzo Judica, la cosa poi, diciamo, negativa, e il fatto che Parisi a novembre-dicembre ci ha lasciati. Sappiamo un pochino la motivazione, perché è entrato un nuovo direttore sportivo. L'unico rammarico che mi ritrovo, poi penso che a quel campionato non dobbiamo dire niente, io sono felicissimo di aver fatto quel campionato, nessuno sicuramente si aspettava
un caltagirone che poteva lottare fino alla fine, visto e considerato che le prime due partite le avevamo perse tutte e due, una squadra un pochino avanzata con l'età, e io penso che io come allenatore soddisfatto al 100%. Ovviamente l'ha raccontato da calciatore, da allenatore, io lo ricordo perfettamente, quel gol circa 30 metri, Nicola Dolce calciava con una coordinazione assolutamente elegante che gli permetteva anche sul piano dinamico e tecnico di colpirla sempre perfetta la palla, una specie insomma di collopieno leggermente esterno, sì. Ma la palla partiva dritta e si è infilata all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere avversario. Poi ha mantenuto, ha salvato quella che poi è stata la vittoria del sorpasso, infatti il Caltagirone si è presentato a Lezio Uscida con 9 punti contro gli 11 del Crotone che capeggiava la classifica, e fu la vittoria del sorpasso, determinata anche alla paratona del qui presente Polessi. Cosa ricordi di quel rigore? Cosa ricordo? Ricordo stupendo, che non ne parla mai nessuno, tutti parlano del gol subito in casa da Porchia, mi sembra, chi era? Moschella. Sì, nella partita che andandola a rivedere ho capito perché ho preso gol, anche perché ce l'ha messa all'incrocio, ma perché il mio quarto uomo è uscito alla barriera, c'è una posizione diretta, non dovevo uscire, come in ogni caso l'ha messa all'incrocio. Si ricordano di quel gol, ma non si ricorda nessuno di questo, nel calcio è fatto così, di questo rigore parato a Crotone. Che allora, ci ha rigore, dato, aggiungo questo, ci ha rigore, dato si dice, si sbagliano e si parano, è stato un rigore parato quello? Sicuramente sì, si è parato perché ha tirato forte alla mia destra, l'ho toccata e è andata a sbattere sul palo, se non sbaglio mister, da sbattere sul palo per la gioia di tutti i miei compagni che avevamo un gruppo stupendo quell'anno, dal mister e tutti i miei compagni erano spettacolari. Ecco, mi scappa la lacrimuccia. Ecco cosa è cambiato in quegli anni a oggi. Noi eravamo professionisti, io ero un allenatore giovane, giustamente, e stavo allenando gente o elementi tipo Vivarini, che aveva fatto la Coppa Italia con il Milan, con il Monza, e Statella, Viviano aveva giocato in C1, ma io lo conoscevo. Cioè, io ho allenato una squadra veramente professionista, cioè mi è venuto facile fare quel campionato. Senza nulla togliere infatti ai ragazzi che tanto si impegnano oggi nel campionato di eccellenza, quindi stanno imparando, stanno crescendo. Ma quello è stato sicuramente quello che ho avuto modo io di commentare, il Caltagirone più forte in assoluto, ne ha già citati alcuni giocatori, per non dimenticare insomma Perotti, Daviri, Ricordi, una squadra completa, eravamo completi. Lo stesso Sottile, no? Che era un giocatore indigeno, però che diceva la sua, come Sottile anche ha dato la svolta, perché Sottile la terza partita in casa col Milazzo è entrato, ha fatto il gol e da lì abbiamo fatto poi 7 vittorie consecutive. E tanti altri giocatori, insomma, altri tempi veramente, che speriamo tornino presto. Intanto breve pausa pubblicitaria, nella seconda parte tantissime altre cose, vi ricordo ancora quell'altro spezzone di Radio Cronaca di Crotone Caltagirone, ma poi abbiamo da sentire il direttore sportivo Parisi e il tecnico Granata, Serafino. A fra poco.